Assemblea dei cittadini estratti a sorte, una soluzione da sperimentare subito anche in Italia per correggere i limiti delle democrazie così come le abbiamo conosciute in questi ultimi 100 anni. È ormai evidente che non basta più il momento elettorale per dare al nostro sistema democratico le informazioni, non solo la legittimità e l'autorevolezza, ma anche le informazioni necessarie perché si produca il bene comune, l'interesse pubblico, e in varie parti del mondo ormai da decine di anni hanno sperimentato con successo questo strumento. Assemblee di cittadini che vengono sorteggiate su base campionaria in modo che siano rappresentate tutta la comunità e che si trovano prima ad essere formati da esperti su una materia, poi a discutere e poi a deliberare, dando delle indicazioni importanti alla politica che altrimenti, in particolare su alcuni temi, non li affronterebbe o li affronterebbe condizionata non dall'interesse dei cittadini ma all'interesse o di partito o delle lobby che consentono e aiutano magari gli eletti a essere eletti. Questo è quello che chiediamo con una proposta di legge di iniziativa popolare. Ci siamo riuniti intorno al comitato Politici per Caso ed è una proposta di legge di iniziativa popolare che dal 1 aprile iniziamo a raccogliere le firme e lo facciamo in una maniera nuova per la prima volta in Italia. Online anche sarà possibile firmare per un semplice motivo, perché ormai sia a causa delle leggi vecchie del 1970, di 50 anni fa, che costringono a irragionevoli restrizioni nella raccolta firme, come ha accertato il Comitato Diritti Umani dell'ONU in una decisione recente che riguardava proprio il sottoscritto Michele De Lucia, chiedendo allo Stato di cambiare le leggi, sia perché oggi, in periodo di lockdown, di zone rosse, di pandemie, è tecnicamente impossibile rispettare le regole che prevedono firme cartacee in presenza da parte dei cittadini. E quindi si può, su politicipercaso.it, iniziare a firmare direttamente online. Su quale modello? Sul modello, sugli standard internazionali che oggi sono quelli più di successo, che mettono insieme sia l'accesso di tutti i cittadini, sia la sicurezza della raccolta firme, cioè il modello utilizzato dalla Commissione europea delle iniziative dei cittadini europei. Su queste siamo andati a organizzare, quindi da oggi su politicipercaso.it si può sia firmare direttamente sia anche farsi sentire, perché si vuole dare una mano o si vuole avere informazioni in più. Forza!